Ben ritrovati. Nello scorso episodio un grande MSP è riuscito a strappare un punto prezioso contro il CDR Mutina. 1-0-0 che ha fermato la grande corazzata modenese. Merito anche di una difesa che ha saputo rispondere bene dopo qualche incertezza nelle ultime partite. Due settimane intense attendono l'MSP. Due incontri, ai vertici della classifica. Riuscirà l'MSP a battere il faro in vista del grande derby contro lo Zola? Scopriamolo. Siamo, oggi è martedì e come ogni martedì ci prepariamo per andare all'allenamento. Questa settimana che è passata abbiamo affrontato CDR Mutina, abbiamo strappato veramente un grandissimo punto in casa nostra, ci siamo fatti valere dopo una lunga battaglia, una lunga sofferenza e siamo usciti un punto molto importante e significativo. Questa settimana Mister Fanti ci preparerà per la partita contro il Faro. Adesso abbiamo due partite veramente toste perché abbiamo il Faro e subito dopo avremo il derby in casa nostra contro lo Zola Predosa, la mia ex squadra dove sono cresciuto. E allora andiamo direttamente all'allenamento, andiamo a sentire quello che ci avrà da dire il Mister Fanti a riguardo questa partita contro il Mutina e quindi ragazzi ci vediamo direttamente. Domenica vi faccio complimenti perché avete giocato come vi avevo chiesto, da squadra, vi siete impegnati, vi siete difesi con ordine, la fortuna ci ha dato una mano, non perché la fortuna ci ha dato una mano, ma la fortuna ragazzi ricordatevi sempre che è una grossa componente di tutte le imprese, sia che si vinca un campionato, sia che ci si salvi, sia che si faccia una partita, ma la fortuna aiuta gli audaci. E voi siete stati molto bravi domenica, tutti, dal primo all'ultimo. La squadra che abbiamo incontrato è molto forte perché hanno qualità, hanno capacità di sviluppamento, hanno fondamentali importanti perché comunque ci cercano, gli attaccanti ci cercano, combinano, cioè sono una squadra molto forte. E noi dal canto nostro ci siamo difesi con ordine, siamo stati fortunati, vi dicevo, perché secondo me il secondo gol non è fuori gioco, non è che può dire. E non so chi è che lo tenesse in gioco, lo tenevi in gioco in due metri. Secondo me contro il Faro, che gioca in un calcio diverso, ce la dovremmo giocare, contendere dietro, ma se li attacchiamo e li aggrediamo e li evitiamo di fare tutti questi lanci lunghi, li possiamo mettere in difficoltà. In grossa difficoltà li possiamo mettere, anche se sono in casa loro. E quindi domenica sarà un'altra partita dove serve fare una grande prestazione per rinforzare la nostra mentalità, che poi ci serve per affrontare le ultime 10 partite che saranno, ragazzi, lo dico subito, delle battaglie all'ultimo sangue. Tutte! Perché incontriamo gente che vuole vincere il campionato e gente che vuole salvarsi. Ok? Quindi siamo, è domenica, si va in trasferta, ci siamo, gente! Let's go! Viaggio Montano ci aspetta. Siamo. Fa schifo. Healthy food. Ragazzi, uno dei campi forse migliori di sempre. Veramente bello, sintetico, ci siamo. Let's go. Quindi bisogna fare la prestazione maiuscola oggi di squadra, non singola. Di squadra, essere compatti, tenere le linee corte, vicine, per evitare appunto che le seconde palle siano loro, è fondamentale, giocano palla, usciamo e orientiamo la giocata e veniamo sotto con l'altra punta, ok? Non dobbiamo sbagliare i tempi,
e soprattutto dobbiamo essere bravi a combattere la palla che arriva e bravi a fare le coperture e a venire coi centrocampisti a raddoppiare sotto. Quello è fondamentale. I due esterni sono due centrocampisti quando difendiamo, attaccanti quando attacchiamo. Quindi dovete essere imprevedibili davanti e organizzati quando hanno palla gli altri. È tutta lì la partita, eh? Non dobbiamo sbagliare quel tipo di atteggiamento. Bene ragazzi, forza. Dallo stadio Romagnoli un buon pomeriggio da parte di Ema Toshi. È il giorno di Faro Cop MSP Calcio, 20ª giornata di campionato. Il Faro secondo in classifica, quota 42 punti, mentre l'MSP esattamente a metà classifica a quota 25 punti. All'andata è finita 3-2 per i gialloblu. Oggi però vedremo se andrà come nella partita di andata. Arbitro Gardenghi che fischia in questo momento, si parte. Ancora Bisoli sul lato corto, prova Di Mancino a mettere in mezzo un pallone, viene allontanato però dalla difesa dell'MSP con Samuel che lancia in avanti la sponda di Bartolini, però facile per Masinara che prova a far ripartire i suoi. Rilancio lunghissimo a cercare i suoi attaccanti, arriva puntuale anche la spizzata, poi subito in avanti per Bergognoni che mette in mezzo questo pallone, grandissima chiusura di Mazzetti, rientrato in difesa. Rimessa laterale MSP, Samuel riceve abbastanza libero in cerchio di centrocampo, prova una sventagliata di 30 metri per Traina che però sbaglia lo stop, facile per la difesa del Faro recuperare. Rimessa laterale lunghissima direttamente dentro l'area di rigore, provano a saltare tutti dentro la palla che però schizza tra le mani di Ferrone e se la ritrova lì. Ancora Samuel, parte il cross in mezzo, profondo, sul secondo palo non ci arriva nessuno. Palla a centrocampo, prova ad arrivarci Samuel, prova ad arrivarci anche Biffoni. Si lotta lì in mezzo ed è ancora Samuel in possesso palla. Grande però la protezione e subisce anche fallo. Ancora sulla tre quarti, tantissimi dentro l'area di rigore. Riceve Berti, spalla alla porta, Berti protezione palla. Poi lascia Masinara che spara altissimo. Nessun problema per Ferrone quando siamo giunti al 18° minuto. Rimessa laterale, battuta corta per Rotatori che prova a rientrare sul mancino. Dentro l'area di rigore, cross bassa, cercare Bartolini, la palla che passa, Masinara. Ci prova Haber, condurre palla, attaccato da Mazzetti. Va via Haber, il numero 7 del Faro, dentro l'area di rigore, forse strattonato. Poi la palla che rimane lì, toccato. L'arbitro Gardenghi decide che non è calcio di rigore. Poi ci sarà da discutere, ma rilancio di Ferrone quando siamo giunti a metà esatta del primo tempo. Tocca Farini, però è una spizzata che favorisce l'inserimento di Luccarini che viene steso al limite dell'area. Arriva anche un cartellino giallo per Bisoli. Ci sarà una grandissima opportunità per Samuel dal limite dell'area di rigore. Tutto pronto, arriva il fischio, parte anche la rincorsa di Samuel, destro potente in mezzo alla barriera che però si apre ma non del tutto, allora sarà calcio d'angolo. Prova il contropiede del Faro, ne prova ad approfittare sempre Haber, ma che chiusura, grandissima la chiusura da parte di Dalmonte. Poi la palla che rimane lì, si lotta e prova a ripartire l'MSP. Cerchio di centrocampo, ancora Haber, una spina nel fianco in questo primo tempo, prova il destro, debolissimo, facile per Ferrone constatare che finisce sul fondo. Ancora il pallone buono per il Faro che sta cercando di premere un po' di più in questa seconda parte del primo tempo. La palla viene lasciata lì per il destro da parte di Satalino, centrale. Ancora Satalino con uno scavetto a cercare Berti. Berti prova a girarsi, ha il problema di farlo, ma lo sta facendo benissimo. Berti dentro l'area di rigore, la palla che viene toccata da Ferrone, ma entra Berti. Terzo gol contro l'MSP dopo i due dell'andata, ma questo è un gravissimo errore del numero uno Ferrone. Tiro debolissimo, eccolo qua, andiamo a rivederlo. Gli passa proprio sotto la mano. Ancora il Faro, ma l'MSP sembra metterci un po' più di grinta, ma subisce fallo dentro al cerchio di centrocampo. Traina e allora gioca veloce l'MSP che prova a distendersi. Ancora Luccarini, va a giocarsi l'uno contro uno. Luccarini dentro l'area di rigore, si sposta la palla sul destro, rientra, poi debolissimo, facile per Masinara.
ancora dal monte, alza questo campanile, poi Bartolini, poi Puopolo e alla fine ancora Luccarini. I due numeri 7 sono due spine nel fianco in questo primo tempo, se la stanno giocando. Poi Puopolo a cercare sul secondo palo l'arrivo di Bartolini, che lotta per guadagnarsi almeno il corner e ci riesce. Samuel mette dentro, viene allontanata la palla dalla difesa, poi Puopolo e riparte in contropiede il Faro, che commette un fallo incredibile. Rotatori, meritevole anche del cartellino giallo, però direi speso benissimo. Ancora a centrocampo si lotta, Traina prova ad allargare il pallone per Puopolo, lato corto dell'area di rigore, Puopolo rientra sul mancino, cross in mezzo dove arriva Samuel, che però non ci arriva per un soffio. Allora si appoggia, insiste ancora l'MSP quando è ormai finito il primo tempo. 1-0 per il Faro, gol di Berti, il terzo contro l'MSP in carriera. Fine primo tempo, Faro 1, MSP 0. Peccato per il gol, perché la partita è molto equilibrata, però dai, l'MSP secondo me deve attaccare un pochino di più. È vero. Poi qua siamo a Gaggio Montano, ci sono un botto di fan. Ciao! Tutti venuti qui per vedere Samuel, ovviamente. No ragazzi, vogliamo dei cuori per Samuel, perché sennò non segna lui, scusa, serve la vostra carica. Anche se ti fate un'altra squadra, vogliamo un coro, almeno uno, va bene? Va bene. Allora ci vediamo con il secondo tempo. Ciao! Sulla sua verticale Haber, eccolo qua, servito, attaccato dall'Almonte, lo lascia lì Haber, dentro l'area di rigore, strozza però il destro, la palla che stava anche diventando disponibile per un tap-in. Si lotta a centrocampo con Samuel che prova a ringhiare su ogni pallone, difende palla, subisce fallo, MSP che respira e prova a ripartire. Al rilancio Masinara, profondissimo, quasi direttamente dentro l'area di rigore opposta. Si lotta a centrocampo, la palla che rimane in linea, prova ad approfittare Haber, dal limite destro, palo rete! Mamma mia, ancora Haber! Questa volta però la mette dentro e fa 2-0 per il Faro al 58esimo minuto. Un bacino al palo con un destro precisissimo. Questa volta Ferrone meno incolpevole. Pallone lunghissimo da parte di Dalmonte a cercare Traina, che prova a giocarsi l'uno contro uno. Ci riesce, salta l'uomo, attenzione, Traina dentro l'area, parte il cross per nessuno, regala la palla direttamente al Faro. Ancora Traina per Feracco, poi Traina, grande giocata, il numero 10 dell'MSP, prova ad accendersi, poi viene messo giù Samuel, cross in mezzo a cercare le torri, allontanata, sputata la palla da parte della difesa del Faro, che prova a ripartire, non c'è nessuno, facile il controllo della difesa. E allora rotatori sulla sua verticale, Traina che sta dando più fastidio in questo secondo tempo su quell'out di destra, mette in mezzo Samuel, l'ha detto ai calci di punizione dell'MSP, col suo piede educatissimo, ancora una volta una sventagliata dentro l'area di rigore sul secondo palo, la palla che rimbalza due volte, c'è però un fallo. Ancora Samuel, prova il giro palla all'MSP sotto di due gol quando mancano 10 minuti al termine. Un gol nel primo, un gol nel secondo tempo, la palla però è ancora buona dentro l'area di rigore, questa era una bellissima occasione, nessuno ci ha creduto. Ancora Samuel che riceve, prova a smistare, lo fa bene per Feracco, prova ad uscire palla a terra l'MSP, poi questa sventagliata, si lotta sulla seconda palla, lo fa benissimo. Allora dentro l'area di rigore, prova un sobrero, fermato all'ultimo, grande occasione per l'MSP per accorciare le distanze. Bazzani sul punto di battuta, parte il cross, anticipa tutti Samuel, prova ad uscire il numero 6 gialloblu che rinvia però su un avversario, allora la palla rimane buona per il Faro, rimane lì ancora al limite dell'area, prova ad insistere il sinistro di Bisoli, deviato calcio d'angolo, parte il cross sul primo palo e poi non la tocca nessuno, ma che occasione per il Faro per andare sul 3-0. Ancora una spizzata, poi Samuel che ne ha vinti tanti di duelli lì in mezzo al campo, ne vince un ennesimo quando è scoccato il 90esimo. Ancora l'MSP, prova a difendersi da uno degli ultimi attacchi del Faro, la palla che viene toccata, sparata a lato,
Prova a ricevere palla in mezzo al campo rotatori, lo fa benissimo, prova a distendersi l'MSP. Una delle ultime occasioni, palla per Passeri, dentro l'area di rigore, destro fermato, forse c'è stato un tocco di mano. E lo vede infatti Gardenghi e sarà calcio di rigore per l'MSP. Andiamo a rivedere sul tiro deviato. Arriva Samuel, si parlano i due. Lasciato il calcio di rigore a Samuel, che ha l'opportunità di siglare il suo gol personale. Pallone che deve essere sistemato meglio sul dischetto del calcio di rigore. Masinara contro Samuel, quindi parte la rincorsa di Samuel. Destro spiazzato, 2-1 per il Faro. MSP che accorcia le distanze quando sembra essere troppo tardi. MSP che sicuramente ha avuto anche molta sfortuna con l'errore di Ferrone nel primo tempo. Una partita che è sembrata equilibrata, poi però i dettagli fanno la differenza. Il Faro ha approfittato dell'errore del numero uno dell'MSP e nel secondo tempo ha allungato. Ci sono ancora però qualche manciata di secondi da giocare. L'MSP sembra voler metterci tutto in questi ultimi secondi. Pallone lunghissimo da parte di Lenzi. Pallone spizzato di testa, arriva Ferrone che prova a rilanciare col suo destro profondo, ma arrivano in questo momento i tre fischi di Gardenghi. Faro batte MSP 2-1 dallo stadio Romagnoli. È tutto, un saluto da Ematoshi, alla prossima. Ragazzi, è appena conclusa un'altra giornata, un'altra faticosa partita. Purtroppo l'abbiamo perso con demerito, perché alla fine loro hanno giocato, diciamo, leggermente meglio, anche se siete stati premiati dall'errore, diciamo, del nostro portiere sul primo gol, che purtroppo non è riuscito a trattenerla. E niente, 1-0 per voi. Poi è stato bravissimo lo stato al secondo tempo a fare il secondo gol. E poi ho fatto gol su rigore, ragazzi, lasciatemi almeno un gol. Io ho visto fare un gol. Gol su rigore meritato per voi, ci sta. Sì, dai, per diciamo quello che abbiamo poi cercato di creare. Voi sicuramente siete una squadra molto tosta, molto molto forte, anche voi come Mutina. Voi quindi, siete secondi? Siamo secondi a più 2 su Mutina, meno 5 dallo Zola. Ci proviamo fino alla fine. E vediamo un attimino come va. Partita che è andata così. Potesse il bombe della squadra, ragazzi. Ha un Zagarni in the building, ragazzi. Ragazzi, ha giocato con Patacchini, ha giocato con Jay Pata. Al Parma. Saluta Jay Pata. Saluta Jay Pata. Adesso dobbiamo sfidare Jay Pata. Per quanto riguarda la partita, ragazzi, è andata così. Sconfitta che in classifica ci fa rimanere lì. Speriamo nella prossima partita di riuscire a cercare di far qualcosa. Anche se in questo momento storico per noi siamo in un periodo molto tosto. Per prossima settimana, secondo derby di stagione contro lo Zola Predosa, e quindi sarà veramente una bellissima partita. Mi aspetta il mio amico Pechini, che gioca lì allo Zola, sì. E quindi aspettatevi un grande appuntamento per la settimana. Noi ci alleneremo forti, cercheremo di migliorare e soprattutto portarci a casa, perché dobbiamo arrivare al nostro obiettivo, e con queste squadre qua di promozione non è assolutamente facile. Io vi ringrazio per aver visto un altro episodio, e quindi ragazzuoli, da Gaggio Montano è tutto. Fatemi sapere come avete visto questa partita. Purtroppo è andata così. Ci vediamo in un altro grande episodio con il derby. Ciao Samuel, è tutto. Bella, ragazzi.